non esiste solo Drago Nero. C'è anche dell'altro. No, non Conan. Cioè, an dell'altro ancora. Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita e qui parliamo di fumetti e di cose nerd. E oggi parliamo di un fumetto che parla di un mondo fantasy, che parla di cavalieri arditi senza paura. No, parla di sei carcerati in un mondo fantasy che devono salvare appunto il mondo, o quantomeno devono salvarsi la pelle. Parliamo di River, un prodotto distribuito qui in Italia da Salda Press, ma in America edito da Skybound, un fumetto a firma di Justin Jordan e disegnata da Rebecca Isaacs. Un mondo fantasy differente. Questo primo racconto si chiama Sei guerrieri per un inferno, 152 pagine cartonato, 19,90. Io l'ho letto in digitale perché me l'ha dato Salda Press. Grazie Jacopo, grazie mille di avermi fatto leggere un racconto interessante, interessante che gli amanti del fantasy vorranno sicuramente avere in libreria. Gli altri un po' meno, però è un prodotto molto settoriale. Ma andiamo avanti, perché questi sei guerrieri per un inferno, diciamo che sono una sorta di Suicide Squad in versione fantasy, cioè sono dei personaggi importanti, dei personaggi particolarmente potenti nel loro mondo, chi per una facoltà, chi per una qualità, chi per un'altra cosa, che vengono messi insieme, nonostante siano dei galeotti, perché appunto per le loro facoltà le utilizzavano non per, fra virgolette, il bene dell'impero che in quel momento sta amministrando il regno, per andare a combattere contro i cattivi cattivi. Chi sono i cattivi cattivi? Sono l'altra fazione che attraverso una magia che viene recepita da una cosa che si chiama Ordito, che praticamente è un intero lago di sangue in cui si bagna un personaggio per fare delle magie incredibili, praticamente in questo universo fantasy per poter fare della magia bisogna fare dei sacrifici. Questo altro impero, che sono i cattivi cattivi, sacrifica tutti quanti i prigionieri di guerra, ma anche i poveri del suo paese, i poveri appunto, i contadini, chi non ha casa, quelli tutti quanti li sacrifica e ne prende il sangue, lo butta in questa piscina gigantesca e a questo punto questo personaggio, questo mago, riesce a fare delle magie. Quindi la magia costa sacrificio. I nostri sei saranno accompagnati appunto, anzi, saranno comandati da un mago che invece fa della magia attraverso il proprio sangue, quindi il proprio sacrificio. E questo è un particolare importante che ci fa anche vedere come comunque questi banditi siano assimilabili a degli eroi. Il racconto è molto molto godibile, anche perché è disegnato molto molto bene. E narra di un mondo che mi va di continuare a scoprire. Assolutamente. Poi io sono appassionato di fantasy, seguo Drago Nero, seguo tutti quanti i fantasy in televisione. Seguirò forse il nuovo fantasy di Salda Press, eh? Non lo so, ancora non esce. Ma se ne volete sapere di Salda Press, sì, di Bugs Comics, ma se volete sapere qualcosa di più sul nuovo fumetto di Bugs Comics, andate sul canale, andate a trovare appunto il video in cui do delle rivelazioni interessantissime su questo fantasy di Bugs. Tornando appunto a River di Salda Press, è un bel volume per gli amanti di soprattutto appunto di questo tipo di racconti. La compagnia è ben distribuita, certamente non è un fantasy per tutti, è un fantasy adulto, perché questi ragazzacci sono veramente dei ragazzacci e quando c'è da uccidere, uccidono in modo anche piuttosto cruento. Mi è rimasta appunto la voglia di capire come andrà avanti il racconto. Questo significa che effettivamente su di me ha avuto presa.
Voi l'avete preso? Il fumetto, intendo. Se l'avete preso, scrivetelo nei commenti, così ci leggiamo insieme e capiamo se a voi è piaciuto come è piaciuto a me. È importante capire anche questa cosa, così mi dite anche se ci sono delle ipotesi, delle idee su come andrà avanti, perché si chiude proprio in modo... cavolo, in modo... proprio voglia di leggere il seguito. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!